Basket Idri primo nel proprio girone, battuto il Metafornia e l'Estonia. La Polonia si è classificata seconda dietro ai campioni di Eurolega in categoria della Lituania e ovviamente la Partenope Napoli. Pronto Oblast ad entrare, la squadra polacca. Squadra polacca che si schiera con due assenti, con il numero 2 Burakiewicz, numero 4 Kozlowski, con il 3 Mittman, poi con il 10 c'è Malik, 19 Fucic, 14 Zimliak, col 21 Zagolski, il 23 Malesa, allenatore coach Jurgas Benjamin. Si attende il basket Idri, che si presenta con il 5 Mario Saccoccio, 7 Giuseppe Di Biase, 8 Luciano Cassio, 11 Marco Berardi, 12 Armando Vidia, 13 Stefano Spasojevic, 14 Luca Pavarello, 17 Alessandro Cartivano, 18 Francesco Valente, 19 Edoardo De Fini, 20 Victor Papa, 21 Giampaolo Stravato, agli ordini del duo Scarano Stravato. Vedete la squadra di casa scendere in campo. Questa è la prima delle due semifinali di questa sera. Un Idri sorprendente nella scorsa gara ha liquidato la Metafornia vincendo 60-57, si è poi imposto sull'Estonia 69-53. Tempo di inni nazionali. Tempo degli inni. Arbitri della gara, prima degli inni, il primo è il signor Graziani, il secondo è il signor Matteis. È il momento dell'inno polacco. Dell'inno italiano.
interamente cantato quello dell'italiano da tutto il palazzetto. Queste manifestazioni uniscono, si attendono i quintetti, una Polonia che deve fare a meno di due giocatori assenti quest'oggi per infortunio: Cempiel, che bene aveva fatto nella gara contro la Lituania, e Azimka, altro giocatore che comunque si era fatto notare sotto la plancia, fermi al palo quest'oggi. Ha dovuto fare la conta degli assenti allora il coach Jurgas. Ovviamente quando si gioca così nello stretto tante gare, i giocatori sono a rischio infortunio. Giustamente si paga ogni partita, si paga lo sforzo. È un Itri sorprendente, un Itri che non voleva fare brutte figure, l'aveva detto Fabio Scarano in fase di presentazione di questo torneo, ha mantenuto la promessa. Semifinale quest'oggi contro la squadra polacca ben più forte, almeno nelle credenziali dimostrate nelle gare del proprio girone, ma ovviamente tutto può succedere, anche perché il basket Itri cercherà di mettere non solo la tecnica o la prontezza atletica, ma anche tanto cuore, visto che si gioca tra le mura di casa. Tutti al lato, signor Matteis chiama le squadre a presentare i quintetti. Arrivano i quintetti. Nell'Itri ci sarà Papa, Stravato, Spasojevic, Berardi e Saccoccio. Questi i cinque in campo per la squadra di casa. Va in panca di via mentre Spasojevic ha il compito di andare a contendere quasi al ruolo di pivot, il pallone sotto le plance. Arrivano i quintetti anche della squadra ospite: Zagoski col numero 3, Mittman col numero 4, Kozlowski col 2, c'è l'esordio di Burakiewicz addirittura dall'inizio, e col numero 14 Zimiak. Quindi Kozlowski, Burakiewicz, Mittman, Zimiak e Zagoski. Non c'è Malesa dall'inizio. Tutto pronto per palla a due, gara che inizia in questo momento. Subito fuori il pallone, gestito da Spasojevic. Papa potrebbe tirare, preferisce giocarla larga per Berardi, ma Berardi punta dalla lunetta, quasi un tiro libero per lui sotto la plancia, il più lesto di tutti. Zagoski si prende rimbalzo, Burakiewicz, pallone per lui, si ferma, prova comunque ad andare, solo ferro. Papa porta il pallone a passeggio, riesce a superare l'avversario, punta per il terzo tempo, mette dentro. Balzare il pubblico con i primi due punti, Victor Papa. Palla controllata da Mittman, il movimento per Zagoski, il tiro dalla lunga distanza, solo ferro al momento per il numero 14 Zimiak. Saccoccio per Papa, l'autore dei primi due punti di questa gara, deve tornare sui propri passi. Torna Saccoccio, poi Berardi, prova lui ad accendersi, spara fuori Spasojevic, cerca la tripla dentro. È un Ciaff che regala i 5 punti alla squadra di casa contro la Polonia. Burakiewicz avanti a cercare il numero 4 Kozlowski, l'arbitro blocca tutto, visto un'infrazione di passi, anzi un fallo in attacco per la Polonia, che potrà continuare a puntare il canestro della squadra di casa. Sarà Mittman a giocarla, muove per il numero 14 Zimiak.
Il tiro dentro i primi due punti di Nittman, quindi due punti. Saccoccio lo attende Kurakiewicz, poi Spasojevic, il tiro stavolta non è preciso come in precedenza, può ripartire Kozlowski. Kurakiewicz può salire, bella questa azione sotto la plancia, e arrivano i quattro punti con Zimiak. Saccoccio va a puntare, poi torna da Papa, si ragiona lungo il perimetro, Spasojevic arriva stravato a dar manforte, stravato taglia il campo, non trova compagni, però la mette fuori, rimessa che sarà a lato da giocare per Kurakiewicz. Kurakiewicz lo accompagna Kozlowski, si compone, viene servito Zagoski. Zagoski, bello il terzo tempo, c'è un fallo. Fallo da parte di Spasojevic. 7:49 da giocare, 5-4 la Polonia ha possibilità di mettere in pari le cose. Il numero 21 Zagoski. Maximilian Zagoski sulla linea dei liberi. Tempo poco clemente, quest'oggi piove a Itri, quindi ci sarà un bel tasso di umidità sul parquet, da lavorare un po' di più lo staff del torneo internazionale Pasquale Stravato per portare in porto queste due semifinali di stasera. Poi si lascerà spazio agli All-Star Game e le finali che ci saranno nella giornata di sabato 23 giugno. Zagoski, primo tiro, mette in pari le cose, seconda possibilità per lui. Numero 21, punta la retina. Palla dentro e c'è il sorpasso. Può ripartire il cronometro, stravato per Saccoccio, la gira per Berardi. Spasojevic si propone, Papa servito, punta, può cercare la tripla che non va. Allora sul ferro, pronta l'imbalzo. Kurakiewicz accende in avanti Zagoski. Zagoski cerca il blocco, prova a puntare in solitaria, prova i due punti. 8 Polonia, 5 basket-titri. Saccoccio. Va Saccoccio, il passaggio per Papa, pallavolistico a cercare Berardi. C'è stravato fuori, preferisce andare da solo, poi Spasojevic cerca la tripla, pallone che non si insacca, entra ed esce praticamente. Poi Zagoski dall'altra parte, cost to cost, che si conclude con due punti. 5-10 per la squadra polacca. Saccoccio ancora per Papa, un Itri che costruisce tanto, ma a concludere ci pensa la Polonia, almeno per il momento. Spasojevic, la Spasojevic non va a fare, ancora una volta Zagoski, cost to cost, semina un avversario, il passaggio sotto per il gancio e mette dentro di Kozlowski, tutti in panca, time out chiamato dalla panchina ucraina. Dimitri che si è fermato dopo il primo impeto, è andata su 5-0 dopodiché ha acceso le quattro frecce e si è fermata lì la squadra ucraina, non è riuscito ad andare oltre. Dimitri che ha speso tantissimo, ma anche la Polonia nell'incontro contro la Lituania ha comunque dato tanto, spendendo tante energie. È vero che è un torneo under, ma giustamente alla lunga si possono pagare gli sforzi giornalieri. Terminare il time out, hanno sfruttato Stravato e Scarano per dare indicazioni ai propri sotto gli occhi sapienti di Fabio Nardone. Partita Saccoccio, partito il pallone giocato su Berardi. Berardi la larga per Spasojevic, dai e vai 3-2, ancora il numero 11, prova a ubriacare il diretto avversario, si tratta di Kozlowski. Berardi perde il pallone al momento del tiro, si danna, Nittman mette in movimento proprio Kozlowski, poi indietro Zagoski, non se la sente di tirare, Burakovsky, si doveva fare
Rakevic, poi passaggio per Spasojevic da parte di Saccoccio, doveva fare, pallone fermato a 5.59. Spasojevic ora la possibilità di liberi, anzi no, chiedeva il tiro libero, anche perché era praticamente verso il tiro. Gli arbitri non sono d'accordo sulla rimessa laterale. Pallone Saccoccio, Berardi prova ad allargare, Stravato, il pallone è ancora lungo il perimetro, poi c'è la penetrazione di Stravato, Papa anticipato secco da Zagorski in avanti per palla dentro di Kozlowski. 5-14. Saccoccio non riesce a insaccare, era passato bene Mittman, passaggio in avanti e qui ancora un canestro messo a segno da Kozlowski, che là sotto praticamente sta facendo il buono e cattivo tempo, spesso e volentieri perde e mette dentro, conta la sostituzione col Carturan. Intanto Papa cerca la tripla, il ferro, non c'è nessuno sotto a prendersi il rimbalzo, riparta Burakiewicz, Zagorski quasi da casa, questa volta eccede, ma lì sotto rimbalzo è ancora per la squadra polacca con Zimiak. Qui c'è fallo, no, infrazione di passi. Intanto fuori Saccoccio, dentro Carturan. Questo è il cambio approntato dalla formazione di casa del Litri. Berardi prova a puntare, poi si ferma, vuole ragionare, non c'è nessuno a supporto, allora prova a cercare il blocco di Spasojevic, servito adesso quest'ultimo, prova lui a puntare, allora cerca terzo tempo, ma in questo caso va a chiudersi contro un muro di maglie verdi che non lascia il passaggio. Bisogna cercare Varchi, non incaponirsi a puntare il canestro in questi casi. Pronto ad entrare Valente, mentre va fuori il numero 4 Kozlowski, fuori anche Stravato per Valente. La squadra polacca, è entrato il giocatore numero 20, che non abbiamo in distinta, ma dovrebbe essere Piciz a questo punto. Allora messo sotto a Burakiewicz, nulla da fare. 7-16, sotto del Papa, bello questo canestro, buona la giocata da parte della squadra di casa. Burakiewicz, lo scarico fuori per il numero 20, da fare Carturan, sotto cercare Valente che da quando è entrato ha dato comunque mobilità. Allora, col 20 è Mindovic, mentre col numero 14 c'è Zimiak. Tanto arriva il canestro dell'Utri, 11-16, 3.48 da giocare. Numero 20 è Mindovic, che è entrato adesso Mittman, proprio per Mindovic, si gira, si ferma, torna sui propri passi, al numero 14 Zimiak. Zagorski, passaggio fuori, nulla da fare, palla che si ferma al lato. Arriva il cambio, entra in campo Malesa, mantenuto un po' in box a posto di Burakiewicz. Fuori Zagorski, entra Malik col numero 10. Malesa mette in movimento il numero 3 Mittman. Mittman prova a puntare, va al tiro, perfetto questo tiro, una parabola che si insacca comoda, 11-18. Carturan per Valente, Valente prova a cercare spazio, Papa uno dei più attivi di questo Itri già nella gara contro il Formia. Carturan, buono lo scambio, sotto per Valente, prova a farsi l'arco, c'è il fallo da parte di Malesa, prova a fare per il 23, primo fallo
del giocatore numero 23 che ben aveva fatto nella gara contro la Lituania, si era fatto notare soprattutto perché a un certo punto si è quasi caricato a spalla tutta la formazione della Polonia nel tentativo disperato di recuperare ancora una possibilità per Valente. Uno su due parte Malesa. Yamalesa punta Carturan, raffredda un po' il pallone, c'è il movimento, si è liberato bene il numero 14 Zimiak, palla che termina fuori però su questo tiro di Zimiak. Yamalesa va a dare l'indicazione ai suoi, fasciatura è vistosa alla mano per Malesa, cerotto rosso, si comincia a Carturan, viene sotto a cercare Berardi, grazie di Mittman, fuori Valente, cerca la tripla, Ferro, rimbalzo alla meglio la Polonia, Malesa scivola via, prova a puntare il canestro, il terzo tempo tutto chiuso però, pallone ancora polacco, non c'è passi per Malesa, Mittman spara come può questo pallone, poi sfera fuori, 2.25 da giocare, 12-18 il punteggio di questo primo quarto della semifinale di questo Memorial Pasquale Stravato, la squadra di casa del Litri contro la squadra polacca dello Slax. Tanto l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo, ancora palla al lato per Mittman che può giocarla, si verrà a proporre sicuramente Malesa, servito va Malesa, il numero 23, gira palla, non trova compagno a seguire, prova a puntare dal canestro, vista fuori per il numero 20 Mindovic, Ferro, Papa esce a testa alta ma trova il fallo, quarto fallo per la squadra polacca, messa che sarà la parte di Carturan, e il dai e vai Carturan, non si vede il ritorno di Mittman, ancora due cambi nella squadra polacca, fuori 20 e 14, dentro 19 e 21, vanno dentro quindi Zagoski e Kucic, è andato fuori Mindovic e il numero 14 Zimiak, intanto Berardi fermato fallosamente, passi per lui, doveva fare in questa azione d'attacco da parte della squadra del Basket Titri, può ripartire Malesa, Malesa prova a puntare su Spasojevic, lascia l'arco per tirare Spasojevic, arriva il blocco, punta Malesa, si libera bene, scivola via solo Ferro, poi Valente prende l'imbalzo, Spasojevic prova a puntare, dice Carturan sulla sinistra, riesce a servire Berardi, passaggio di ritorno, ancora Spasojevic, Valente in penetrazione, si prende un libero in movimento, il Ferro non va a fare, Carturan però può ancora scaricare 13 secondi, passaggio per Berardi, si gira Berardi, cerca compagni, è Mittman che gli sta agganciando, bello questo passaggio sotto e dentro Papa ha risposto presente sputando sotto il parquet praticamente, un ottimo passaggio e va fuori proprio Papa ai box per Didia, esce tra gli applausi del pubblico di casa, l'autore del canestro del 14 a 18, Mittman parte lui con il pallone, poi Malesa, vai playmaker Jan Malesa, passaggio in avanti a cercare Zagoski, Zagoski deve girarsi, tutto chiuso, allora serve Carturan, tutto chiuso, Didia l'appoggio a canestro, dentro 16-18, Litri sta rispondendo presente in questo primo quarto, si tiene agganciato al trenino della Polonia, pallone per Kucic, c'è il fallo, Spasojevic, secondo fallo personale del giocatore che deve per forza di cose lasciare il campo al posto di Stravato. Mittman,
avanti, movimento per Malesa, prova a puntare canestro Malesa, riduzione centrale, due punti per lui, 16-20, Carturan si propone il servito stravato, gira per Berardi, il giro palla che arriva poi a Di Dia, ancora Carturan, cerca la tripla, non va, poi di sotto Kucic si prende l'imbalzo, può ripartire lui, allora è cost to cost, c'è accanto a Mittman, lo serve, finisce però a giocarla su Malesa, Malesa chiama il movimento palla, ultimi 9 secondi, va Malesa, punta, bisogna tirare, si perde un attimo il pallone, poi Mittman cerca la tripla, Ferro, arriva l'imbalzo, termina il tempo, 16-20 nel primo quarto, in avanti la squadra austriaca della Polonia, ma Litvi ha risposto presente in più casi e soprattutto ha tenuto botta la squadra di Scarano e Stravato senza mollare centimetri preziosi. Litri. 20-22, Itri è lì praticamente attaccato alla squadra ospite. Pallone per Berardi, va in solitaria, libera di Malik, mette il pareggio, di nuovo pari Malika, anzi Malesa, dentro il pallone per lui, voleva anche il fallo Malesa. Stravato per Berardi, però non è mai uscito Berardi. Arturan, terzo tempo per lui, ma l'arbitro ha bloccato tutto, c'è stato un fallo, va fuori Malik, va dentro il numero 20 Mindovic. Dentro Papa, fuori Berardi per la squadra di casa. Pallone per Malesa. La Malesa lo accompagna Stravato. Pallone per Mittman. Zagorski ce lo palla che porta a Mindovic. Passi per lui. Parte Itri, 7.54 da giocare, Carturan, va Carturan in mezzo al traffico, dovremmo dire così, Valente un po' macchinoso in questo caso, non trova Varchi, c'è Di Dia, l'arbitro blocca tutto, passi per Valente, è andato a chiudersi il giocatore in maglia blu, esce proprio Valente, Valerio Spasojevic. È giocato per Malesa, Malesa porta a passeggio mentre porta ad entrare Burakiewicz, Malesa dà il tuo pallone, il passaggio a cercare Mittman, Ferro, poi rimbalzo da sotto ancora per Malesa, nulla da fare, il pallone sparato fuori, Zagorski, ottimo questo pallone recuperato dalla Polonia, sparato però da Zagorski, allora può giocarla Carturan con calma, sale passaggio per Stravato, la Saccoccio appena si ferma il pallone, Papa preciso in questo frangente, fallo di Dia dentro Saccoccio, fuori Carturan, fuori Mittman, dentro Burakiewicz, gioca pallone per Burakiewicz, Malesa prova a puntare, Kucic, tiro, Ferro, è andato a rimbalzo Mindovic, nulla a fare, si asciugare il pallone, sono 24, il parziale è abbastanza basso tra le due formazioni, molto vicine. Messa che sarà di Papa per Saccoccio.
dia pallone per lui, Saccoccio larga per Spasojevic, tiro per lui, il ferro tagliato fuori l'imbalzo, il basket di, allora qui c'è il pallone quello da Saccoccio, buono tentativo sotto per Didia. Zagoski si prende il pallone che gli era scappato praticamente in precedenza, ancora Didia, serve costo costo, pallone dentro Didia, 24-24 Malesa, riparte lui, di nuovo a pari le due formazioni, Malesa per Burakiewicz, passaggio a cercare Zagoski, però Burakiewicz si propone il passaggio all'indietro, l'albero blocca tutto, visto il fallo e attacco da parte di Zagoski, tanto Malesa viene chiamato al silenzio dal direttore di gara, dentro Berardi, fuori di via Armando, di via buono il supporto anche in questa partita, da parte Saccoccio, di casa, poi Berardi c'è stravato accanto, sotto del Papa, appoggio su Spasojevic, niente da fare per Spasojevic, parte Malesa, conteggia stravato il blocco, Papa lascia libero Malesa e questo è l'invito a nozze perché piazza la tripla Malesa, 5-25 metà secondo quarto, 24-27, messo dentro solo 7 punti la Polonia mentre ne ha messi dentro 8 la squadra di casa, Spasojevic a fare tiro di Papa, poi ancora Spasojevic si è rialzato, 26-27 Burakiewicz avanti per Kucic, Kucic sotto si fa vedere Mindovic, Malesa, il blocco di Zagoski, ancora Malesa, c'è libero Burakiewicz, va in affondo Burakiewicz, molto dentro, 29-26 Saccoccio, buono il trend della squadra polacca che sta allontanando il basket di punto a punto, adesso sono 3 punti di distacco, Spasojevic per Papa, cerca di azzerare le distanze, ferro, Spasojevic si prende il pallone, il gancio di qua, stravato per Berardi, cerca lui la tripla, ancora ferro, nulla a fare, Papa prende un ottimo rimbalzo, va tiro Papa, si prende il fallo, non il canestro in questo tangente Papa, cambio fuori Malesa, anzi time out, apre il numero 4 Kozlowski dopo questo time out, sicuramente si farà sentire il coach stravato, si mascherano lì in panca del basket Litri, che ho rinquadrato la panchina del Litri, sta giocando bene la squadra di Trana, non sta cedendo neanche un centimetro, anzi si aspettava meno contesa questa semifinale, almeno sulla carta, invece la squadra polacca sta sudando un bel po' per raggiungere l'obiettivo della finale, lì è inquadrato anche la panchina della squadra polacca con coach Jurgas che sta ragionando con i propri ragazzi, sta chiedendo cosa vuole da loro, termina il time out, 4:15 da giocare con Papa lì dalla lunetta, pronto Papa per ridurre il gap, questa comunque di svantaggio Litri dopo questo serio, seconda possibilità per Papa, tiro per lui dentro, 2 su 2, riparte Malesa, chiama lo schema ai suoi, accompagna stravato in marcatura, c'è il blocco da parte del numero 4 Kozlowski, c'è il fallo, non è d'accordo Malesa, Kozlowski
fissato in caso di continue reiterate proteste, beccherà il tecnico Malesa. Allora subito arriva il cambio a Berardi, dentro 30-29, mette la freccia il basket Itri. Malesa prova lui a mettere velocità, non la fa, tutto chiuso, la sposa Jevic, Jevic, Zagoski non riesce a girarsi, c'è il fallo di Stravato. Dentro il numero 14, si tratta di Zimiak, fuori il numero 4, fuori anche il numero 19, Kucic, dentro Mittman. 30-29, palla al lato per la Polonia, è stato richiamato Malesa. 30-29 il basket Itri, 3 minuti e 30 segni alla termine di questo secondo quarto. Concluso la squadra giallo. Si attende l'ok per ricominciare a giocare. Malesa per Zagoski, vai tra i due, va Zagoski, operazione scarica fuori, pallone non lo fare, vai ancora Malesa, rimbalza il suo, va al tiro, palla dentro, bello questo resto in caduta da parte di Malesa, ti appoggia dentro, altri due punti, contro sorpasso, la gara è entrata nel vivo. Berardi, Papa va quasi a pensare al tiro, preferisce poi avanzare il tiro che si ferma poi sul ferro. Malesa, c'era Zagoski dall'altra parte, Mittman, tutto è chiuso, adesso è servito Zagoski, cerca la tripla, nulla a fare. Spasojevic si prende il pallone, Spasojevic, Berardi, Papa, c'è supporto Stravato, il tiro di Stravato si ferma sul ferro. Rakevic prova a seminare saccoccio, Mittman tutto solo, deve poi fermarsi. Rakevic, passaggio per Zagoski che si perde per il pallone, anzi si tratta di 14, Zimiak, è stato un tocco del giocatore del Litri, quindi il pallone è già giocato per Malesa. Malesa al tiro dalla lunga distanza, tre punti importantissimi, 34-30, allontana sul più 4 adesso lo Slack, il basket Itri. Allora per Stravato, prova a puntare, poi Spasojevic, non a fare, Zagoski, sensazione dall'altra parte, si ferma, consegna il pallone a Malesa, cerca la velocità a Malesa, il tiro sotto il pallone per il numero 14 Zimiak, che trova anche un buon fallo in attacco. Time out, ancora time out chiamato dal basket Itri. 30-34, si è riallontanata la Polonia dopo che Itri era stato lì quasi pronto ad agganciare, mettere la firma nel pareggio e poi perché no puntare a risalire. Torna in campo basket Itri, Spasojevic, Berardi, Saccoccio, Papa e Stravato, dall'altra parte Malesa, Mittman, Zagoski, Zimiak e il numero 4 Kozlowski. Ma Kozlowski poggia fuori Zagoski,
fuori ancora per Mittman, ma Mittman non lo va a fare, non riesce a cercare il tiro, poi Zagoski, Murato, Spasevic, Zagoski, ancora per il Barto. Parte Berardi, passaggio per Stravato, Berardi ancora, si libera bene, gira l'avversario, saluta, se ne va e mette 22 punti, 32-34, Mittman. Bella azione di Berardi che ha eluso la guardia e poi c'è questo fallo di Saccoccio. Mittman stava andando a puntare il canestro, quindi liberi a disposizione del giocatore polacco. Mittman, due liberi per salire di punteggio. Dentro il pallone, 35-32, può alzare di nuovo a 4 il distacco. Palla sul ferro e poi dentro, pallone Frater Spasojevic. Come che riparte proprio il numero 13, va a cercare il terzo tempo dentro. Blocca tutto. 57 secondi da giocare, c'è il parquet da asciugare, però il giocatore del numero 13 del Basket Tifri, che quando parte può essere devastante, ma ovviamente c'è tanta umidità. Pallone bagnatissimo, quindi si tende ovviamente a rischiare di perdere la sfera. Lekevic mette in movimento il pallone, Mittman. Ma Mittman prova a puntare Burakiewicz, passaggio in avanti, tutto fermo, c'è un fallo da parte di Papa che non è d'accordo. Lekevic ha trovato un ottimo corridoio che portava fino a Zimiak. Zimiak, ferro, nulla a fare per lui. Seconda possibilità, Zimiak dentro il pallone questa volta, riparte pallone, c'è ancora 45 secondi, riposo lungo, Carturan avanti per Berardi, anzi Stravato lì appostato, dentro il pallone di Berardi, 36 per Itri contro i 37 della squadra ospite. Burakiewicz riesce a tirare sotto l'imbalzo però della squadra polacca, però alla fine alla meglio Berardi, sale lui, si stendono le ali, c'è Spasojevic servito, manda a vuoto l'avversario, suo appoggio, Katran si perde il pallone, poi Mittman, passaggio su Malesa, prova a puntare Stravato, prova il varco, c'è il collo di Papa. Fallo di Victor Papa. Cinque secondi praticamente, a due libere a disposizione Malesa per riallontanare la squadra di casa. Malesa, primo libero, primo tiro di Malesa dentro, seconda possibilità per lui, numero 23 della squadra polacca. Malesa tutti pronti a saltare,
2 su 2 non tradisce. In questo caso parte il tiro, Ferro non lo fare, finisce il tempo 36 a 39. Si chiude qui la prima parte di questa gara, adesso in riposo e poi torneremo di nuovo in diretta. Inizia in questo momento la gara. Va Litri subito a cercare di affondare, nulla a fare in questo caso. Pallone giocato per Mindovic. Pare che si sono rinfrescate Mindovic per Zagojic. Zagoski prova a puntare il tiro su Zagoski sotto il rimbalzo Kosevic, può ripartire Saccoccio, quando uscirà Saccoccio dall'altra parte del Papa, nulla a fare, arriva il rimbalzo, si prende il pallone Zimiak, può ripartire allora Durakiewicz, poi consegna il pallone a Mittman, tiro di Mittman molto lento in questo caso, il rimbalzo aiuta Saccoccio, Kosevic. Basta Sulevic, terzo tempo, nulla a fare, non riesce a insaccare, rimbalzo, lotta sotto, prova un po' a fallo, Zimiak, già dall'altra parte, si ferma, arriva Zagoski e rimorchio, il tiro, solo Ferro, nulla a fare, può ripartire Berardi, grosso forse anche per lui, va il libero il movimento, Zagoski, nulla a fare, Burakiewicz si prende rimbalzo, può ripartire poi il numero 4, Kozlowski. Burakiewicz, lo tende Saccoccio, prova a puntarlo, c'è il blocco Zimiak, Zagoski per Mittman, Mittman ragiona molto la Polonia in questo caso, tiro, palla sul ferro, poi Saccoccio appoggia su Berardi, può ripartire il numero 11, tiro di Berardi, non si è segnato, nonostante si giochi già da 2 minuti, nessuno la mette dentro, la chiusura adesso ottima di Sposovic, un'altra parte sul pallo, sfondo per lui, nulla da fare, fuori Sposovic, problemi fisici per lui, ultravalente, frana a terra il giocatore dell'Itri, ottimo fin qui, sarebbe un peccato perderlo per il resto della gara, quindi asciugare il parquet, 36-39, punteggio che praticamente ha chiuso il primo quarto, la prima parte di gara, secondo quarto. Per Zagoski, da Zagoski per Mittman, il tiro di Mittman, questo pallone non raggiunge però il canestro, gira palla che porta Zimiak, nulla a fare, balzo questa volta prima Berardi, può ripartire il numero 11 Trano, no look per Papa che appoggia dentro, toglie lui la polvere sulla retina, visto che era tanto che non si segnava. Mittman ha preso uno stravato, Zagoski, Zimiak, blocca tutto, ha visto un fallo in attacco di sfondo,
parte di Zagorski di questo fallo. Quindi che sarà per lui, che riparte adesso Saccoccio, estravato, ora si gira lungo il perimetro, Valente arriva a dare una forte palla, cerca la tripla, prova a fare due punti che lui realizza, ma 40-39 da 2 il pallone è stato la linea nel momento del tiro, perso un'ottima realizzazione. Ritorna per Burakiewicz, Burakiewicz va a puntare il suo gancio, lo va a fare poi Valente, si prende l'imbalzo, Zagorski chiude il varco, Papa, Saccoccio, che si è rialzato Spasovic, Gerardi per Papa, cerca la tuta ancora, Ferro, non è cullato da Wittmann, può ripartire Wittmann, si perde il pallone, chiede per lui. Tutti in panca perché coach Gas vuole i suoi per un piccolo summit, visto che praticamente la Polonia è ferma da quasi 3 minuti e mezzo senza segnare. Non riesce a mettere dentro il canestro, quindi c'è bisogno di una piccola rettifica in corso d'opera. Scalda Spasovic, intanto vedete inquadrata la panchina della squadra polacca. In avanti il Basketitri, la gara ci ha fatto vedere una serie di sorpassi e controsorpassi. Si torna in campo Valente, Papa, Stravato, Berardi e Saccoccio. Dall'altra parte Zimiak, Burakiewicz, Wittmann, Zagorski e il numero 4 Kozłowski. Partito il cronometro. Berardi per Saccoccio, Stravato. Dall'altra parte ancora per Berardi, la finta, il gancio da aprire per Stravato che cerca la tripla, dentro. Tenta l'affondo, il basket Indri, 43-39, Polonia ferma, ovviamente sta meritando la carta malesa, mentre va dentro questo pallone, diciamo sta meritando la carta malesa, coach Jurgard, il gas che è lì che si sbraccia, Malesa stanco, un po' nervoso, l'ha tenuto in panca quest'oggi il suo coach. Saccoccio cerca la tripla, non la fare, Ferro sotto, è di Valente il pallone, tutto chiuso, Valente dentro, mette a 3 uomini, riesce a spuntarla, mette dentro altri 2 punti importanti, poi Burakiewicz si perde il pallone, Burakiewicz, ma Burakiewicz la penetrazione, sposta Saccoccio, c'è fallo da parte sua. Ed eccolo che arriva Malesa a posto di Burakiewicz, Malesa che ha bisogno dello spray sulla mano, dimostrazione che quel cerottone non era per caso, ma bensì c'è un mezzo infortunio per il numero 23 polacco. Tanto Berardi fuori per Stravato, va al tiro Stravato, stoppato, bello il pallone, recuperato da Wittmann. Indietro per Zagorski, poi si riparte da Malesa, piattivo dei suoi, Malesa va a puntare, cerca il terzo tempo, pallone che rimane strozzato lì, Carturan, c'è Stravato a supporto, preferisce servire Valente che sperde il tempo, Berardi, tentativo di stiglio da dentro, 48 Itri, 41 Polonia, Malesa. Pallone recuperato da Berardi, riesce a scappare via, Zagorski lo tiene lì ancorato, passaggio a cercare Carturan, cerca la tripla ancora Carturan, Ferro questa volta, Zimiak si prende l'imbalzo, prova a scappare via, non ci riesce Wittmann, ma ancora un time out chiamato da coach Urgas.
chiama i suoi al lato, mentre c'è il fallo da parte di Stravato, quindi si ripartirà con il pallone a disposizione della squadra polacca. Time out, la Polonia è ferma, non riesce a ingranare la marcia, ha messo dentro solo 2 punti fin qui, mentre praticamente ne ha messi dentro 12 la squadra del Basket Tipri. Lo diciamo, il pubblico avrebbe fatto la sua parte, si sta notando in questa economia di gara. Fanno sentire i sostenitori cani. Non è in campo Malesa, Mittman, Kozlowski, Zagorski e Zimiak, questi 5 messi in campo dalla Polonia. Si riparte con Mittman. Didia è entrato in campo al posto di Stravato. Didia, Karturan, Spasojevic, Valente e Berardi, i 5 per la squadra di casa. Berardi prende un ottimo rimbalzo, adesso può ragionare con i suoi. Va a puntare il passaggio a cercare Karturan. Karturan deve indietreggiare, c'è cioè il supporto Berardi, il blocco di Valente, allarga per Spasojevic, il tiro lui a fare, poi Didia appoggio dentro, 50-41. Va Malesa, Malesa prova a puntare il canestro, terzo tempo, subisce fallo. Fallo su Jan Malesa, dovrebbe essere stato Karturan. Sì, infatti è così, viene segnalato il numero 17. Cambio 19 in Kucic, in campo out Zimiak. Liberi per Malesa. Tiro di Malesa dentro, sacca, seconda possibilità per Jan Malesa, suo tiro dentro, 2 su 2, parte Karturan, Berardi lancia a cercare Valente, tutto chiuso, Didia indietro per Berardi, non c'è Barco, allora chiama blocco Valente, il tiro di Berardi, il ferro, poi il rimbalzo, serve Mittman sotto a cercare l'affondo, c'è il fallo, però fallo su Kozlowski. Igor Kozlowski era già partito a cercare il canestro. Liberi allora a favore di Kozlowski. Siamo quasi sul finire del terzo tempo di questa seconda parte. Un pallone che non va, seconda possibilità per il numero 4, palla sotto, questa volta dentro il suo tiro, parte Karturan, passaggio per Didia. Adidia si ferma, Valente va al tiro, non va a fare, bravo questa volta Zagorski, lancio in avanti per tenere a fondo che non va, poi rimbalzo sotto Malesa, ma c'è il fallo? No, piede fuori, out, non va a fare per il giocatore ospite. 2.36, si riparte con Didia, 50-44 che persiste. Karturan, passaggio a cercare Spasojevic, vada solo Spasojevic, molto dentro,
dal largo, trova il corridoio e insacca due punti. Fallo di Divia. Fallo e palla al lato per la squadra ospite, che avrà ovviamente i liberi, visto che il Basket Titri è già al bonus. Cinque falli già commessi, pronto ad entrare Victor Papa. Primo tiro dentro per Malesa. Seconda possibilità. Gian Malesa, 2 su 2. 52-46. Fuori Valente, dentro Papa. Dentro anche il numero 10, Malik. Fuori il numero 4, Kozlowski. Si riparte di via al numero 12, passaggio per Carturan. Carturan può andare al gancio, ma lui che non entra. Papa riesce a recuperare il rimbalzo, si fa l'arco, fallo più canestro. Papa, ottimo il suo movimento, lotta sotto, si prende la sfera e mette dentro. 54 Itri, 46 Slack. Papa, ancora un tiro libero mentre arriva il cambio. Fuori Kucic, dentro il numero 14, si tratta di Zimiak. Il tiro di Papa, ferro, poi Carturan non riesce a intervenire. Palla fuori, rimane in attacco Itri però. Sarà Carturan a giocarla per Papa. Va Berardi, prova a puntare, non lo fare, si riparte da Didia, tutto chiuso, il gancio di Didia, spara come può, Papa, due giocatori a terra, mette dentro il pallone Itri, ma c'è Malesa a terra, infortunio per Malesa. Si rotola a terra Malesa. Problema alla caviglia, non alla testa, caviglia. 10 punti sulla calcio del soccorso dalla Croce Rossa Malesa. Si è girato il piede a Malesa, problemi quindi per il numero 23, vorrebbe perdere un protagonista questa gara. Si rialza ancora Malesa. Gian Malesa. Prendiamo il responso. Ovviamente è un protagonista Malesa. Caduto però comunque male sul piede. Si è girata la caviglia. Uno dei migliori del torneo Malesa, portata a spalla fuori, non si riesce ad alzare, fuori tra gli applausi Gian Malesa, non era al 100%. Fuori Malesa. Mittman, Zagoski, mentre riparte la gara. Entrato Kucic, Malik, scusate, è il numero 14, Zimiak. Pallone per Zagoski, il tiro non da fare. Pallone recuperato in qualche modo, sfera fuori. Rimessa Itri. La saccoccio adesso, fuori Papa. Carturan a giocare il pallone.
Il movimento per Berardi, a Berardi profondità a cercare Saccoccia, rimorchio Cartran, taglia in due la difesa, mette dentro Cartran, 58-46. Mittman sposta Saccoccia, poi sotto, ottimo il pallone insaccato da parte Zimiak. Spasovic, Berardi, ancora Spasovic, non viene servito da Berardi, potrebbe cercare addirittura la ribalta, si incaponisce Berardi, passaggio per Didia, arriva adesso il pallone Spasovic, cerca la tripla, non la fare questa volta, Zagorski si prende il pallone, Zagorski, c'è Mladic libero, preferisce servire Mittman, servito adesso Mladic, Mittman, il pallone e nulla da fare per lui, sfera che è scappata via Mittman, tanto coach Stravato, Fernando Stravato va a dare indicazioni ai suoi ragazzi mentre si parte per la, quella che potrebbe essere l'ultima azione di questo terzo periodo. Saccoccio vuole scaricare il cronometro, 58-48, massimo vantaggio del Baschettini, più 10, Carturan non riesce a correggerlo, 8 secondi, può scappare dall'altra parte Kucic, Mladic, il tiro, ferro, Kucic corregge, nulla a fare, Carturan si prende il rimbalzo, nulla a fare, 58-48, Itri che sovverte la situazione. Ha messo dentro solo 9 punti la squadra ospite contro i ben 22 della squadra di casa. Tanto Malesa rimane in panchina lì, non esce. È arrivata addirittura la Barella, tornano in campo i giocatori, diciannove Kucic, 14 Zimiak, Mladic, Mittman e Zagorski, Saccoccio, Didia, Spasojevic e Carturan, questi giocatori chiamati in campo per il Basket Itri. Parte in questo momento, pallone per Mittman, attaccato da Saccoccio, i due si accompagnano, poi prende spazio Mittman, arriva Mladic a rimorchio, preferisce servire la Kucic, si gira bene, subisce fallo però, Kucic, messa a favore della squadra polacca, già battuta. Mittman cerca il varco, tutto chiuso, solo mani di trane, ma Mittman si libera bene, il ferro gli nega il gol, il canestro, scusate. Poi riparte Carturan, prova a puntare Mladic, lavato, anzi Berardi mette dentro. Mittman, passaggio in mezzo per Zagorski, Zagorski del suo tempo, poi pallone che rimane lì, ma Spasovic commette fallo, segnala Matteis di Itri, doppio cambio, dentro Valente e Papa, fuori Saccoccio e Spasovic, questo è il cambio attuato, pallone che sarà da giocare con i liberi a favore del numero 14 polacco, palla sul ferro, non va al primo tiro, seconda possibilità per lui, Zimiak,
Mac, il tiro viene da fare 0-2. Da parte Carturan si è già steso il baschettino dall'altra parte, tutto è chiuso, servito Berardi, uno dei migliori di questo Itri insieme a Papa. Berardi allarga per Carturan, si fa vedere Papa, la penetrazione e tiro di Papa, si ferma sul ferro, poi Valente non riesce a contendere il rimbalzo, commette fallo. 8-53. Al lato per la squadra polacca il pallone, si parte Mittman. Mittman larga per Kucic, ancora Mittman, va Mittman, passaggio per Zagoski, poi Didia, riparte lui in velocità, Didia cost to cost e dentro il pallone, 62 Itri, 48 Slack, più 14 adesso il distacco. Mittman tutto chiuso, passaggio per Kucic, cerca la tripla, ferro, pallone che arriva comodo per Carturan, ripartire Berardi, la Berardi cost to cost, si ferma, il passaggio a cercare Valente, Carturan si torna di nuovo da Berardi, si muoveva Papa, seguito a uomo da parte del numero 4 Kozlowski, Berardi tutto solo, poi Papa si è liberato, manda a vuoto l'avversario, il tiro, ferro, poi Valente, Kucic prende un ottimo rimbalzo, il contropiede ce l'ha trovato Mittman, balla solo Kucic, l'interiore di Aleap nulla a fare, errori da ambo le parti, poi riparte Carturan, Didia, Valente un po' stanco, Berardi, Carturan dentro, 64-48, è una Polonia ferma, irriconoscibile, e qui Papa, ottimo il suo recupero, palla fuori però, time out, ancora chiamato da coach Jurgas, sta pagando la panchina corta la Polonia, fuori Zimka, fuori Champiel, fuori anche Malika, Malisa, tre elementi titolari per Jurgas, Malesa è l'ultimo a dover rispondere assente, ma anche l'assenza di questi due, sia Zimka che Cempiel, ha tolto spessore a quella che era la panca. Sette giri di orologio, questi mancano alla chiusura di questa gara. Sono in campo le due formazioni, una per Mittman, per Burakiewicz, va Burakiewicz, il tiro è dentro, la tripla, squadra polacca che torna in corsa, Berardi cercare Didia, il pallone Didia qui, passi per lui, sbagliato il momento del passaggio Didia. Da Kozlowski, Burakiewicz, blocco, approfitta Burakiewicz, poi bello il terzo tempo e pallone dentro di Kozlowski, è ripartita la Polonia in questo frangente, sta recuperando, è pronta ad entrare Spasojevic, Kaplan cerca la tripla per raffreddare gli animi, è stanco, stanchissimo Berardi, palla fuori, dentro Spasojevic, fuori Berardi, no, Didia, messa che sarà al lato per la squadra della Polonia,
si riparte. Jakiewicz prova a puntare, passaggio per Zagoski, il tiro, ferro, palla fuori, rimessa che sarà di Carturan, riparte per Berardi, in calma Berardi, se lo ripensa dentro dei suoi, il dai e vai, l'arbitro blocca tutto, infrazione da parte di Zagoski, fallo per lui, mentre Jurgas mimava il fallo di passi al signor Matteis. Carturan per Berardi, Giorgio Paolo Sposavic, tutto chiuso, ancora Berardi sotto per Papa, fucilata Papa, riesce a domesticare il pallone, poi arriva Berardi, corregge al volo. 66-53, Burakiewicz, Zagoski, ancora Burakiewicz, tentativo di tripla, ferro, poi Pasojevic si prende il pallone, passaggio in avanti, Valente, giropalla, Berardi, Carturan, tutto chiuso, preferisce prendere il varco, passaggio a cercare Valente che non aggancia, era buono il pallone, Burakiewicz, avanti per Zagoski, sudato la maglia Zagoski, credo abbia giocato non tutte 40 minuti ma quasi, Zagoski mai uscito, vero e proprio motore di questa Polonia, Berardi sotto per Valenti, un'altra mattonata in questo caso da parte di Berardi, time out Stravato chiama i suoi in panca quando mancano 4.59. Veramente si fa sentire il coach della Polonia mentre gli assenti sono lì in piedi a ragionare, a dar posto ai propri compagni. Voleva il replay della gara del girone contro la Lituania, la Polonia, 5 minuti ancora per arrivare a questo obiettivo. Si torna in campo, Burakiewicz, Kozlowski, poi col numero 21 Zagoski, Kucic e Zimiak. Si parte il pallone giocato e qui si addormenta Burakiewicz e mette dentro Carturan, ottimo rapace in questo caso, Valente recupera il pallone, Carturan ancora sugli scudi, Zagoski su di lui, si perde il pallone, Carturan, palla fuori, poi è messo fuori per la Polonia, vorrà giocarla adesso Burakiewicz, Kucic prova il terzo tempo, gli sfugge via il pallone, poi palla contesa tra Spasojevic e Kucic, fallo di Spasojevic, un po' di dubbi su questa chiamata, fatto sta che il direttore di gara ha bloccato il gioco e ha segnato il fallo a favore del giocatore polacco, quinto fallo per Spasojevic e la gara perde un altro protagonista dopo Malesa, Spasojevic va fuori, rientra in campo Giampaolo Stravato, ma Spasojevic, Stefan Spasojevic ha fatto vedere ottime cose, ho giocato per tentativo a fuori di Kozlowski, Zagoski, c'è il fallo,
da parte di Valente, due tiri per Zagoschi, secondo fallo per Valente. Zagoschi, tiro sul ferro, seconda possibilità per lui. Però Zagoschi nulla a fare, 2 su 2 in errore in questo caso. Può ripartire Berardi, si ferma, vuole un po' raffreddare il pallone in questo caso Berardi, prova a puntare quest'altra parte per Stravato, si ferma Stravato, poi prova a puntare, cerca il varco, il tiro, trova la retina, Carturan, canestro di rapina di Carturan, salito sugli scudi in quest'ultimo frangente Carturan. Zagoschi cerca la tripla, palla fuori, 3.46, Litri è pronto a compiere l'impresa, a raggiungere la finale di questo torneo. Parte Berardi, finale del 20 di giugno, Zagoschi recupera un ottimo pallone, Zagoschi terzo tempo, incassa, 70-57. Riparte Stravato per Itri, però Stravato, il dai e vai tra i due, c'è libero Papa, non cerca il tiro, raffredda il pallone Papa, pallone basso a cercare Carturan, mette dentro Carturan. Riparte Burakiewicz, Burakiewicz per Zagoschi, pallone per Papa, riparte lui, c'è il fallo da parte di Kucic. Arriva il cambio. Nessun cambio, sarà Papa a giocarla. Papa la mette in movimento per Stravato, Carturan accanto a Zagoschi che prova a spingerlo dall'altra parte del campo, Carturan si libera bene, Valente cerca il tiro da tre, centra la retina, 75-57. Littmann perde il pallone, subisce il fallo però di Carturan. Pasarevic a incitare i suoi, a chiamarli a fare di più, a andare oltre, a centrare la finale di sabato. È entrato il numero 20, Mindovic, dentro il primo pallone di Mittman. Seconda possibilità per Mittman. Dentro il secondo pallone, tutti in panca, 2.33 più 16 Itri, che vuole centrare il sogno, che vuole farcela andare oltre. Due giri e mezzo di lancette e dopodiché sarà finale per i ragazzi in maglia giallo-blu. Franta la Polonia, ma tanta stanchezza nelle maglie verdi questa sera. Intanto sono già pronti i giocatori della Lituania, lì alle spalle del tavolo. Non è in campo. Sì.
sa Berardi a giocare il pallone. La trasfera per Carturan. Carturan inseguito da Nittman. Passaggio a cercare Stravato. Giro palla che va a Berardi. Cerca di girarsi Berardi, non trova Varchi. Ancora Berardi riesce in qualche modo a tenere il pallone giocabile. Questo è un fallo, Matteis. Due tiri per Valente, anzi no, pallone al lato, non è ancora il bonus la Polonia. Papa. Papa per Valente. Sotto il pallone per Papa. Riesce a giocare il pallone Papa. Cambio dentro Saccoccio, fuori Stravato. Nittman, pallone per lui. Un quarto di gran carriera. Accompagnato proprio da Stravato. Non è che rimane lì, anzi da Saccoccio, ma da Stravato. Passaggio per Papa. Papa, tutto chiuso, in mezzo a trovare, si perde il pallone in questo caso. Kucic va a puntare e mette dentro. 75-61. Saccoccio riesce a passare. Porta a passeggio il pallone Carturan. Berardi, Carturan. Ancora per lui il pallone. Pronti al raddoppio la squadra polacca. Berardi, c'è libero Saccoccio. Può cercare la tripla, non ci pensa su. Ferro, poi Papa e correzione volante. 77-61, 1 minuto e 22. Kucic si ferma. Va al tiro Kucic, il ferro, poi Papa si prende il rimbalzo. Dall'altra parte già Berardi. Si ferma il passaggio per Papa, non riesce a incassare Papa. Bene il passaggio di Berardi. Saccoccio, buono il suo pallone recuperato. Adesso Saccoccio porta il pallone a passeggio. Va Saccoccio, Itri virtualmente in finale. Va al tiro Papa, ferro, poi riparte Kucic e qui c'è Valente che commette fallo. Fallo di Valente a 40 secondi. 77-61. Itri con i piedi in finale. Mamma, butta la pasta perché la gara è finita. Può solo arrotondare adesso la Polonia. Kucic, primo tiro, lo va a fare. Seconda possibilità per lui. Va Kucic. Rimbalzo. Pallone che non entra, può ripartire Itri. Saccoccio nasconde il pallone. Passaggio per Papa. Ancora il tiro di Di Biase, entrato in campo col numero 7, nulla a fare. Gli ha concesso minuti Stravato. Nittman chiama la calma, è finita. È finita, Itri in finale. Storico nel dono trofeo Stravato. Itri centra la finale. Finale per la squadra di Trana. È la squadra che deve sorprendere, ci sta riuscendo la squadra di Fernando Stravato e di Fabio Scherano. È finale, Itri è in finale. Il giallo-blu hanno dimostrato cuore, grinta e atleticità questa sera. Punteggio finale 77-61. Una Polonia che paga i giocatori infortunati, una Polonia che paga le assenze, che paga l'infortunio di Malesa, ma che ha visto un Itri veramente in palla, un Itri che voleva e che ha cercato in tutti i modi di centrare questo traguardo. C'è riuscita la squadra di casa. Adesso ci sarà da giocare una sola partita, una gara che porta quel trofeo, quella coppa bellissima,
Un grazie ai tre spettatori, un grazie a Tiziana Palombi, Giuseppe Capuano vi saluta, in linea che va al secondo match di questa giornata, la seconda semifinale, quella tra Metra Formia e Lituania.